Cari amici radioascoltatori, un saluto vi giunga da Giuseppe Postiglione. Quest'oggi abbiamo il piacere, come di consueto, di avere il nostro ospite Padre Antonio Savone, che attraverso la parola del Vangelo di oggi porterà nelle nostre case la buona parola. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: «Signora, tu non hai un mezzo per attingere, il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge?» Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli disse la donna, «dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le disse: «Va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui». Rispose la donna: «Non ho marito». Le disse Gesù: «Hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replicò la donna: «Signora, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre». Amici radioascoltatori, buona domenica. Attorno a un pozzo, è qui che ci porta la liturgia di questa domenica. Attorno a un pozzo, nel luogo di un bisogno riconosciuto e confessato, accade che gli estremi si tocchino. L'estremo di una donna, simbolo dell'abiezione più grande in quel contesto storico, anzitutto per il solo fatto di essere donna, poi per essere una donna samaritana, cioè religiosamente impura, e poi per essere una di quelle, diremmo noi oggi, e l'estremo di Dio, sorgente dell'acqua che zampilla per la vita senza fine, che non teme di avere a che fare proprio con quella donna e si ferma proprio per lei. Tutto accade attorno ad un pozzo, simbolo per eccellenza del corteggiamento, ma anche luogo a cui conduce l'esperienza dell'inaridimento. Accade così per la donna di Samaria, ma accade così per ogni uomo. L'esperienza del proprio bisogno può dischiudere opportunità o inganni, percorsi nuovi o impedimenti. Ma attorno a quel pozzo è esperienza di scioglimento. Si scioglie la donna, dapprima piuttosto reticente e sospettosa, e si scioglie Gesù, che si mette a sognare le messi mentre ancora non è stagione. Ci era andata diverse volte quella donna a quel pozzo. Si annoverava ben 5 mariti e un convivente. Avanti e indietro da quel pozzo e puntualmente si era ritrovata all'asciutto.
5 mariti non bastano. Un carico di passioni insoddisfatte, il suo. Proprio come accade a me e a ciascuno di noi, ci sembra di aver trovato ciò che potrebbe finalmente placare quella sete di senso che ci portiamo nel cuore per poi ritrovarci a contatto soltanto con esperienze che non fanno altro se non accrescere a dismisura quella sete. E così, come per una sorta di coazione a ripetere, come insegna la psicologia, eccoci di nuovo con una brocca in mano a ripercorrere strade che appaiono nuove e promettenti, sperando che quella intravista sia finalmente la volta buona. Per fortuna, o meglio per grazia, all'angolo dei nostri snodi c'è un Dio che per un debito del cuore ci aspetta stanco del viaggio, un Dio che ci accoglie con simpatia pur sapendoci impastati di fragilità, un Dio che ci insegue con infinita pazienza anche quando, proprio come la donna, gli sfuggiamo di mano come un'anguilla. La donna fraintende, cambia discorso, fa battute, ma lui non demorde. Sembra sia la donna a tenere in mano il gioco e il Signore glielo fa credere. E invece è lui che con la pedagogia dell'accondiscendenza la guida senza che ella neppure si accorga. A quel pozzo incontriamo un Dio che proprio nell'atto di condividere la nostra stessa stanchezza ci svela il motivo del nostro inaridimento. Proprio quei 5 mariti. Sant'Agostino più tardi gli farà eco dicendo: «Noli foras ire in te ipsum rede», cioè «non cercare fuori di te». Rientra in te stesso. Il problema, infatti, sembra ripetere Gesù, è quella sorta di pensiero magico che ci induce a credere di spegnere la sete affidandoci a qualcosa o a qualcuno di esterno da noi. Talvolta può essere l'amico, il marito, i figli, il parroco, un luogo, un'esperienza. E così, mentre vaghiamo di pozzo in pozzo, aggiungiamo esperienze a esperienze, relazioni a relazioni. In questo modo si rischia di trascorrere un'intera esistenza affidando ora all'uno, ora all'altro, l'arduo compito di consegnare a noi la luce di un senso. Il cuore è fatto per altro. È fatto per Dio. Niente che non sia Lui lo può colmare. Sempre precaria all'infuori di Lui è l'esperienza della nostra felicità, sempre a rischio, a volte per un nulla. Ma per fortuna, o meglio per grazia, quel Dio non usa parole che svergognano, ma parole che restituiscono fiducia. Quel Dio le parla a partire da una comune esperienza di stanchezza. Le parla ad altezza d'occhi e non già dall'alto di una cattedra. Nessun discorso moralistico circa il vuoto delle precedenti esperienze, 5 mariti e un sesto in prova. Nessun processo, solo la graduale presa di coscienza di ciò a cui l'ha ridotta quell'an di rivieni estenuante, mentre scopre con sorpresa che è dentro di lei la soluzione al suo bisogno. Per la prima volta una parola che non ti riduce a oggetto, ma ti ridona dignità e bellezza. Sono io che ti parlo. A salvarci è un Dio che ci parla andando oltre ogni pregiudizio. Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me? Aveva chiesto la donna. A salvarci è un Dio che non ti incenerisce per la tua condizione, ma ti rimette in cammino per ciò che di più vero hai insegnato a presagire. Quando l'incontro con Dio è vero, ti mette in cammino verso la casa di uomini e donne a cui consegnare ciò che ha fatto per te il tuo Dio. Ti ha svelato il più profondo del cuore. Quando ciò accade, Dio stesso, a dispetto dei discepoli di allora e di oggi che non riescono ad andare oltre questioni terra a terra, si erano fermati a chiedere come mai stessi a discutere con una donna e chi gli avesse portato da mangiare, quando ciò accade Dio stesso inizia a sognare e, sebbene non sia ancora la stagione per farlo, già intravede i campi biondeggiare per la mietitura. Il Signore vi dia pace, amici radioascoltatori.